Salve, benvenuti, siamo con Roberto Roasio di Ecomotive Solutions. Io sono Sergio Ferraris e Ecomotive Solutions si occupa di mobilità sostenibile, di veicoli a carburanti alternativi, si occupa della conversione di veicoli ad altri carburanti, per, come dicevo, sostenibili. Però adesso si sta occupando anche di comunità energetiche, che per chi si occupa di veicoli è decisamente una novità. Roasio, ci parla di come mai vi state occupando anche di comunità energetiche in questo momento? Beh Sergio, il discorso è molto semplice. La comunità energetica è una parte di ciò che noi pensiamo sia il prossimo futuro, ovvero una produzione localizzata di energia che non può essere fine a se stessa, ma secondo noi deve essere trasformata in energia anche per il trasporto. Quindi che cosa vuol dire questo? Visto che noi ci occupiamo di transizione energetica, abbiamo visto nelle comunità energetiche un'opzione dove tecnologie di microproduzione, non soltanto il solare e l'eolico dove si può mettere, ma anche soluzioni di microproduzione di biogas, microproduzione di syngas, possono diventare elementi che creano sul territorio delle piccole stazioni di rifornimento, e chiaramente queste stazioni di rifornimento potranno essere abbinate a un trasporto locale fatto con mezzi di trasporto sostenibile che, pur rimanendo mezzi che abbiamo oggi tutti sulle nostre strade, utilizzeranno un combustibile rinnovabile pulito, e quindi la comunità energetica non solo comunità di energia pura e semplice, ma anche di produzione di un biocombustibile che potrebbe per molto tempo accompagnarci nella transizione energetica. Ecco, quindi energia a chilometri zero per utilizzo, diciamo, locale, allungando l'LCA, il Life Cycle Assessment, di veicoli che vengono poi convertiti, e per cui diminuendo anche l'impatto che potrebbero avere veicoli nuovi nel tempo, giusto? Ecco, però voi state proprio partendo nei fatti. Ci fa un esempio di come state agendo? Sì, visto che stiamo investendo molto su idrogeno, ad esempio abbiamo progettato una microstazione che è capace di, partendo dall'energia green, di produrre biometano, idrogeno green, e questo idrogeno green viene automaticamente prodotto e compresso all'interno di un veicolo. Quindi questa specie di microstazione è un sistema indipendente per un veicolo che può usare l'idrogeno, e quindi io potenzialmente, se ho queste energia a disposizione, se ho dell'energia che non sto utilizzando in quel momento, la posso convertire in idrogeno, e immediatamente, se ho un veicolo di servizio oppure devo, non so, lo scuolabus del paese potrebbe andare con l'idrogeno autoprodotto con un piccolo impianto sul posto. Quindi sto arrivando addirittura a diventare autonomo nell'alimentare un veicolo. Questo è un discorso che secondo noi avrà un certo impatto, e se le comunità energetiche verranno appoggiate da questo decreto in modo corretto, probabilmente questo avrà una grande espansione in Italia. Ecco, quindi la comunità energetica può venire effettuata da cittadini, da imprese e da pubbliche amministrazioni. Voi che mix state usando? Che mix vi proponete di usare in questo quadro? Ma guarda, noi siamo partiti a guardarci attorno. Noi siamo nel Basso Monferrato Casalese, e nella nostra zona, visto che si parla di comunità energetiche parlando delle cabine elettriche che le servono, nella cabina elettrica specifica dove c'è la nostra azienda c'è il comune di Ozzano Monferrato, che tra l'altro ha anche delle grosse aree industriali dismesse da recuperare. Quindi l'idea è di portare un progetto CER su questi, intanto nella nostra zona, perché vogliamo intanto contribuire alla comunità locale, ma nello stesso tempo fare una sperimentazione dove possiamo fornire servizio, tecnologie, supporto ai cittadini che già ci conoscono nella nostra zona. Contestualmente altri comuni della nostra piccola area hanno incominciato a interessarsi, quindi il comune di Rosignano Monferrato, anche questo sta costruendo
una CER e noi cercheremo di portare anche con loro alcune delle nostre idee avanti, ma quello che ci immaginiamo è qualcosa di molto allargato, quindi una sorta di comunità energetica del Basso Monferrato, dove questa area, che è un'area rurale in mezzo alle colline eccetera, avrà tante piccole realtà che cercano di creare un'indipendenza energetica, o comunque riusciranno a contribuire alla decarbonizzazione utilizzando sistemi sostenibili e magari evitando, questo porto avanti la bandiera di alcuni dei sindaci con cui collaboro, evitando che in un centro storico di un piccolo paesino che è magari tutelato dall'UNESCO eccetera eccetera, per le norme così come sono state fatte, il privato cittadino copra di pannelli solari un tetto, che per carità è bello dal punto di vista ecologico, ma non è assolutamente bello dal punto di vista paesaggistico. Quindi stiamo cercando di tutelare tutto, il paesaggio e anche l'ecologia, contando che appunto se abbiamo dei capannoni industriali dismessi eccetera, il cittadino che vuole costruire il proprio impianto lo può andare a costruire su quel capannone grazie alla CER, condividere questa costruzione con altri cittadini abbassando il suo costo di investimento e senza deturpare il paesaggio. Bene, grazie mille a Roberto Roasio. Abbiamo visto comunità energetiche rinnovabili che crescono attorno a un'azienda di automotive. Veramente le combinazioni potrebbero essere infinite con questa formula. Grazie Roasio, arrivederci. Grazie, arrivederci.